Eder. Mech. Pallister. Sabato mattina, Angelo Onorato si fermò in un bar di Viale Strasburgo, accanto al suo negozio, offrì la colazione anche a un commerciante della zona, un suo conoscente. Incontrato nel locale. Non c'è dunque alcun uomo misterioso nelle ultime ore di vita dell'architetto palermitano trovato morto alle 15 di sabato 25 maggio dalla moglie. E nemmeno si trattava del cognato come inizialmente detto. Gli investigatori della squadra mobile hanno ricostruito le persone che ha incontrato e le strade che ha percorso con la sua Range Rover. E cresce sempre di più la convinzione che Onorato si sia suicidato. Anche se non è ancora chiaro il motivo, i poliziotti continuano a scavare nella sua vita personale, alla ricerca di qualcosa che lo assillava. Qualcosa che non ha rivelato agli amici più cari e anche alla famiglia nell'ultima lettera, scritta a febbraio e consegnata due giorni prima di morire a un amico avvocato. Se mi succede qualcosa dai la busta a mia moglie, queste le sue volontà. In realtà, il giallo dell'uomo misterioso al bar è durato solo alcune ore, acquisite le immagini del locale, i poliziotti hanno subito identificato in lui un commerciante della zona. Sono state inoltre acquisite le immagini di diverse telecamere, che hanno offerto una certezza. In Viale Regione Siciliana Nord-Ovest, dove poi è stato trovato morto, Angelo Onorato è arrivato da solo. In un primo passaggio, intorno alle 10.45, è rimasto fermo per circa una decina di minuti davanti alla vecchia caserma dei Vigili del Fuoco. Dove poi è tornato. Per certo, si è rimesso in movimento. Arrivando a Tommaso Natale, quindi tornando in direzione di via San Lorenzo e da lì nuovamente verso Regione Siciliana. Un percorso di circa un quarto d'ora. Fino al momento, drammatico, in cui si sarebbe stretto la fascetta al collo. Schiacciato dai suoi pensieri che ormai lo assillavano e non gli davano via d'uscita. Le indagini non si fermano, la squadra mobile ha anche acquisito i dati della scatola nera della Range Rover. Dati che indicano le soste, l'apertura degli sportelli e il tragitto. Anche questi elementi non avrebbero fatto sorgere dubbi. Sembra che nel primo passaggio da Viale Regione Siciliana, Onorato sia sceso qualche minuto, aprendo lo sportello posteriore lato guida, forse per prendere le fascette. Una gli sarebbe caduta, mentre lo sportello sarebbe rimasto socchiuso. Così come poi moglie e figlia l'hanno trovato, insospettite perché il proprio caro non rispondeva al cellulare, hanno fatto diverse telefonate, poi hanno attivato il trova iPhone. E sono arrivate in quel tratto della vecchia circonvallazione. Ma a quel punto non c'era più nulla da fare. Angelo Onorato era già morto, con quella fascetta stretta al collo. Tutto attorno, nell'auto, era in perfetto ordine. Lo specchietto retrovisore, il portafogli e il telefonino nel portaoggetti. Il professionista aveva il capo riverso, gli occhiali sistemati in buon ordine in mezzo alla camicia. Angelo Onorato era già morto, con quella fascetta stretta al collo. Tutto attorno, nell'auto, era in perfetto ordine. E nessun segno di aggressione, come ha confermato l'autopsia effettuata nei giorni scorsi. La procura ha disposto anche alcuni atti irripetibili, l'esame del DNA sulla fascetta, l'esame tossicologico e poi analisi approfondite del telefono e dell'iPad. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.